Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a lunedì 20 aprile 2020. Abbiamo celebrato ieri la festa della Divina Misericordia e quest'oggi abbiamo questo bellissimo Vangelo di San Giovanni tratto dal capitolo terzo, dove vediamo Nicodemo che va da Gesù di notte. È un discepolo della notte, Nicodemo, discepolo della notte perché, sapete, di giorno è un po' pericoloso andare da Gesù, farsi riconoscere, farsi vedere, pericoloso. Poi lui è un fariseo, quindi capite che i suoi colleghi, i suoi compagni non è che fossero proprio molto entusiasti di Gesù, quindi se bisogna andare da Gesù, se devo chiedere qualcosa a Gesù, è meglio farlo di nascosto, che non si sa mai. E quindi dice Gesù, è chiaro, no? Tutti, per tutti era chiaro, insomma, che solo Dio, solo colui che veniva in nome di Dio, poteva compiere quello che Gesù compiva, le sue opere lo dicevano. E Gesù richiama Nicodemo al fatto che se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio, se uno non nasce dall'alto non può riconoscere Gesù, non può vedere le cose di Dio, non può. Vede altro, vede i segni, vede le opere, vede i miracoli, vede tutto quello che volete, ma non vede Dio. Gli sembra di vedere Dio, ma non riesce a vedere Dio, non lo vede. E proprio ieri, nel giorno della Divina Misericordia, stavo riflettendo su Santa Faustina Kowalska, la segretaria della Misericordia. Sapete, ieri abbiamo parlato della confessione e così qualcuno ogni tanto scrive e dice: ma padre, questi discorsi sono un po' duri, un po' esigenti, un po' forti, insomma sono discorsi. Sapete, ogni volta che qualcuno dice questo, che qualcuno scrive questo, ovviamente io ci penso, rifletto su queste fatiche, diciamo, chiamiamole così, su queste fatiche, su queste perplessità. Magari qualche volta anche qualche sacerdote, che dice: padre, però sono discorsi un po' forti.
e senza cercare, senza mettermi a cercare nulla, proprio ieri mi è venuto sotto gli occhi un testo esattamente di Santa Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia, quindi anche qui, no, come nessuno può parlare a Madre Teresa di Calcutta dei poveri, come nessuno può parlare a San Francesco d'Assisi della povertà, così nessuno può mettersi a parlare a Santa Faustina Kowalska della misericordia, no? Sono proprio loro che ci hanno consegnato queste meravigliose realtà. E c'è una pagina, da dire il vero più di una, ma questa è molto singolare, una pagina che avevo già commentato parecchio tempo fa in un'omelia, l'avevo già citata, ma oggi la voglio ridire perché proprio ieri è stata la festa. Non l'ho cercata, a dire la verità me ne ero anche dimenticato di questa pagina, ma è saltata fuori, mi è ritornata sotto gli occhi e mi ha colpito e ve la voglio leggere. A proposito del discorso durezza, bontà, misericordia, perdono, no? Questi discorsi oggi abbastanza in voga. Ed è un discorso tra Gesù e Santa Faustina. Io vi prego di prestare attenzione a quello che Gesù, il misericordioso, Gesù che è la misericordia, Gesù che è morto in croce per noi, Gesù il cui fianco è stato aperto dalla lancia, il cui cuore è stato trafitto, Gesù l'uomo che ha portato il peso di tutti i peccati, ci ha redento dal peccato, ci ha strappato dal dominio del demonio, ci ha consegnati alla figliolanza divina, questo Gesù, non dimentichiamolo mai, il misericordioso. E nessuno può insegnare a Gesù la misericordia, eh? Questo è sottinteso, non è che noi siamo più misericordiosi di Gesù e noi insegniamo a Gesù come si fa a essere misericordiosi, questo neanche lo dico, neanche lo dovrei dire, lo sto dicendo ma non dovrei dirlo perché è ovvio, cioè è scontato, come se io mi mettessi a insegnare a Einstein la matematica, ecco, no, o a Dante la poesia, no. Cioè, se non lo faccio con loro, immaginiamoci con Dio, va bene, no? Perché qualcuno magari può essere che oggi abbia questa idea di insegnare a Gesù la misericordia, ma non si può, per ovvi motivi. Gesù, il misericordioso, a Santa Faustina dice così. Dunque, Faustina scrive: «Mentre stavo per terminare la Via Crucis, il Signore cominciò a lamentarsi delle anime dei religiosi e dei sacerdoti, perché queste anime elette mancano di amore, esattamente quello che abbiamo letto ieri di Don Tomaselli, esattamente in Sizio, esattamente la stessa cosa». Se non ricordo male, eravamo alla seconda meditazione, che ho tutta intenzione di portare avanti, ma esattamente la stessa cosa, proprio esattamente le stesse parole. Mancano di amore. Sentite Gesù cosa dice. Permetterò che vengano distrutti i conventi e le chiese. Risposi, scrive Santa Faustina, ma Gesù, tante anime nei conventi ti lodano. Il Signore rispose. Questa lode ferisce il mio cuore, poiché l'amore è stato bandito dai conventi. Anime senza amore, senza spirito di sacrificio. Anime piene di egoismo, di amor proprio. Anime superbe e presuntuose. Anime piene di perfidia e di ipocrisia. Anime tiepide che hanno appena quel tanto di calore per mantenersi in vita e se stesse. Il mio cuore questo non lo può sopportare. Tutte le grazie che riverso su di loro ogni giorno scivolano via come sopra una roccia. Non li posso sopportare, poiché non sono né buoni né cattivi. Per questo ho fatto sorgere i conventi, perché venisse santificato il mondo per mezzo loro. Da essi deve scaturire una potente fiamma d'amore e di sacrificio.
e se non si convertiranno e non si infiammeranno del primitivo amore, li consegnerò allo sterminio di questo mondo. Come potranno sedere sul trono promesso a giudicare il mondo se le loro colpe sono più gravi di quelle del mondo e senza penitenza e senza riparazione? O cuore, che mi hai ricevuto la mattina e a mezzogiorno avvampi di odio contro di me sotto le forme più svariate. O cuore, ti ho forse scelto in modo particolare perché tu mi procurassi maggiori sofferenze? I grandi peccati del mondo feriscono il mio cuore quasi in superficie, ma i peccati di un'anima eletta mi trafiggono il cuore da una parte all'altra. Quando cercai di intervenire, prosegue Santa Faustina, a loro favore non mi riuscì di trovare nulla per giustificarli, e non potendo in quel momento nemmeno escogitare qualcosa a loro difesa, il dolore mi strinse il cuore e piansi amaramente. Allora il Signore mi guardò benevolmente e mi consolò con queste parole: «Non piangere, c'è anche un gran numero di anime che mi amano molto, ma il mio cuore desidera essere amato da tutti e poiché il mio amore è grande, per questo li minaccio e li punisco». È quasi un insulto commentare queste parole, capite? Cioè, qua non c'è niente da commentare. O le accetti o le rifiuti. Fine. Cos'è che dobbiamo commentare? Sono forse false? Chi ha il coraggio di dire che queste parole di Gesù sono false? Chi ha il coraggio, guardando se stesso e non guardando gli altri, per l'amor del cielo, guardando se stesso, chi ha il coraggio di dire queste parole sono false? Io credo nessuno sano di mente. Se uno è sano di mente non può farlo. Non dico religioso, non dico devoto, non dico, dico sano di mente. Una persona sana di mente non può negare queste parole del Signore. Lasciamo perdere, sapete, a me non interessano le cose apocalittiche, quelle robe lì del cosa succederà, sta succedendo, è successo, accadrà. Queste robe qui lasciamole perdere perché appartengono a Dio e non tocca a noi andare con il nostro naso a sindacare, a mettere il cronometro su quando accade, come accade, con chi accade, dove è accaduto. Per l'amor del cielo, stiamo lontani da queste cose, che non è proprio il momento, non è proprio il caso. Lasciando perdere il come e il quando, noi ragioniamo sul perché. Ragioniamo sul perché. Queste anime elette mancano d'amore. Punto. Se uno non rinasce dall'altro, non può vedere il regno di Dio. Punto. E rinascere dall'altro, dall'alto, ovviamente, che il riferimento è certamente immediato al battesimo, è certamente immediato allo Spirito Santo, certo. Il rinascere dall'alto non può non prevedere questo cambiamento radicale di mente e di cuore, tale per cui il mio amore per Gesù diventa un amore assoluto. Non può, se no, ma neanche il battesimo mi salva se io dentro non ho l'amore per il Signore. Tutti quelli che sono stati battezzati sono andati in paradiso? Purtroppo no. Tutti quelli che sono ordinati preti sono andati in paradiso? Purtroppo no. Non è così. E basta, non perché lo dico io, ma basta leggere i santi, basta leggere Fatima, basta leggere Santa Veronica Giuliani e uno lo vede, perché o Santa Veronica Giuliani non è santa e allora è bugiarda, può essere bugiarda, una visionaria bugiarda. Ma se Santa Veronica Giuliani è santa e Santa Veronica Giuliani è santa, allora bisogna credere a tutto quello che lei ha scritto. E lì scrive bene, sugli ecclesiastici, sui preti, è molto chiara. E allora voi capite, non è che ci è richiesto di fare chissà che cosa, ci è richiesto di amare. In questo testo Gesù si lamenta del fatto che l'amore è bandito. Questo è il punto della questione. E Santa Faustina, che come facciamo noi, no? Ma lì ti lodano. Ma che ti lodano? Ma non cerco quello. Il Signore non cerca che noi lo lodiamo. Il Signore cerca che noi lo amiamo.
poi in funzione dell'amore, allora posso lodarlo, cantare, servirlo, ma è una conseguenza dell'amore, non può essere una sostituzione dell'amore. Non posso io sostituire l'amore con le cose o con le parole. Non si può. Non posso celebrare la messa senza amore. Non si può non celebrarla. Non posso andare a confessare, entrare in confessionale senza amore. Non entrarci. Non posso predicare senza amore. Non predicare. Cioè, voglio dire, l'essere cristiani non è una professione. Non è come il meccanico che si mette sulla tuta e poi prende e va, giusto con i bulloni le cose, poi si toglie la tuta e si mette lì a fare altro. Cioè, il cristiano è cristiano dall'inizio alla fine della sua giornata, della sua vita. Non puoi toglierti la tuta. Non puoi metterti la tuta. E come dicevamo in questi giorni, uno guardando noi può dire che noi amiamo il Signore? L'avevamo detto proprio ieri o l'altro ieri con Don Tomaselli. Si può dire che noi amiamo il Signore? Le stesse parole che Gesù dice a lui. Anime senza amore, anime senza spirito di sacrificio. Guardate, cioè facciamoci un esame di coscienza, tutti. Il sacrificio, ma quando mai, quando più si parla di sacrificio? Ma chi più parla di sacrificio? Chi più parla di penitenza? È una colpa parlare di penitenza, è una colpa parlare di sacrificio. Come se fosse un andare contro Dio. Ma voi conoscete un atto d'amore che non è sacrificio? No, ditemi, conoscete un atto d'amore che non è sacrificio? Un atto d'amore che non comporta sacrificio. Ma andate a dirlo alle mamme. Chiediamole alle mamme, chiediamole al papà. Voi conoscete un mettere al mondo un figlio? Ma l'amore si sposa col dolore dall'inizio, dalla nascita della nuova creatura. Immaginatevi lungo la sua via. Chiediamole alle mamme e papà. Amare tuo figlio hai voluto dire sacrificio? Oh, santa pace. Vi dicono sacrificio. Altro che sacrificio. Ci sono mamma e papà che sono immolate, crocifissi per i loro figli. Vogliamo ricordare i genitori dei figli in carcere, colpevoli? Vogliamo parlare di loro? Noi non abbiamo neanche idea di cosa vuol dire per un genitore dover andare in carcere e trovare suo figlio, eh? Chi di noi sa cosa vuol dire? Chi di noi sa come si fa? Vi siete mai chiesti? Se vostro figlio finisse in carcere, come fate ad andare a trovare? Provate a pensarci, voi non lo sapete. Non sapete come si... Non è che tu vai là, come vai, non so dove, dalla tua amica, suona il campanello, ti aprono, entri e tu vedi tuo figlio. Non funziona così, eh. Non è che tu decidi, io oggi non so cosa fare, vado a trovare mio figlio in carcere. No, non funziona così, eh. Assolutissimamente. È un processo difficilissimo. E io le vedevo queste mamme, le vedevo queste mamme, soprattutto le mamme, queste mamme con i pacchi che portano in carcere i loro figli sotto la pioggia, sotto la neve, sotto il vento, sotto il freddo, sotto il sole a picco di 40 gradi di luglio, li vedevo lì in fila ad aspettare il loro turno per portare dentro e consegnare il pacco. Ma il reato non l'hanno fatto le mamme, l'hanno fatto i figli, eh? Attenzione. Capito? È sempre così, eh? Io faccio i comodi miei, io faccio quello che ci voglia io e poi dopo chi paga? Gli innocenti. Eh sì, è sempre così. Funziona sempre così. Sono sempre gli innocenti che pagano. È da sempre che è così. E andiamo a dire a loro che non è sacrificio. L'amore non è sacrificio. No, assolutamente. L'amore è una passeggiata. Ma come si fa a credere a chi ci dice questo? Come si fa a credere? La vita lo smentisce, non la fede. Non la fede, non disturbiamo la fede, la vita. La vita smentisce questo teorema, che l'amore non è sacrificio. Allora, se l'amore è sacrificio, non è sacrificio solamente verso il figlio delinquente, eh? È sacrificio in generale verso tutti, perché l'amore è sacrificio. Se l'amore non è sacrificio, non è amore. Ed è quello esattamente che oggi vogliamo fare. Scorporare il sacrificio dall'amore. Io mi sposo dopo 3 mesi di divorzio.
perché pensavo che sposarmi volesse dire costruirmi il mulino, no? Costruirmi il mulino con la ruota che gira, i bimbi che saltano e mia moglie che facciamo la famiglia Ingalls. Vi ricordate quando eravamo giovani, no? La casa nella prateria, facciamo la famiglia Ingalls con Charles che è tuttologo, che sa fare tutto di più, e poi c'è questa famiglia bucolica perfetta, meravigliosa. Ma non esiste la famiglia Ingalls, non esiste la casa nella prateria, non c'è. C'è un'altra cosa, c'è la realtà che è molto più bella della casa nella prateria. Ma siccome noi oggi abbiamo rimosso dall'amore il sacrificio, dopo 3 giorni di matrimonio, siccome improvvisamente scopro che c'è il sacrificio nell'amore, divorzio. L'amante che cos'è? Che cos'è l'amante? L'amante è l'alternativa al sacrificio. Questo è l'amante. L'amante è la scorciatoia infernale del sacrificio. Questo è l'amante. L'amante è la fuga dal sacrificio. Questo è l'amante. Ed è la stessa cosa la pornografia, che di cui parlavamo ieri. Uguale. Uguale. Mi ha colpito, io ve lo dico perché sapete che cerco di essere molto schietto, come voi siete con me, io sono con voi. Mi ha colpito ieri tutte le quantità di email che mi sono arrivate per email, WhatsApp, telefonate che mi sono arrivate per avere il PDF della confessione. Ma tantissime, tantissime. Ancora stamattina mi sono svegliato e ne ho viste già altre a cui devo rispondere. Bello, una cosa molto bella, e volentieri lo mando il PDF sulla confessione. E qualcuno mi ha chiesto: ma bisogna dare un contributo? No, ve l'ho già scritto anche sulla pagina Facebook, ve lo ripeto, ve lo dico: soldi niente, ricordatevi, no, se appare un padre Giorgio che vi chiede i soldi non sono io, ok? Perché non mi interessano, quindi zero, cioè nessuno deve dare nessuna offerta perché non mi interessa. Se volete fare un atto di carità, direte una preghierina per tutti i sacerdoti del mondo. E mi ha colpito, no, questa cosa molto bella, bello vedere gente che ha fede, che vuole impegnarsi seriamente, bello. Se questo PDF può essere utile, sono ben contento. Tra l'altro vi dico già che proprio ieri ho voluto sistemare definitivamente, mettere insieme e costruire il PDF invece per la Santa Messa, cioè un PDF che è per i sacerdoti e per i laici e che raccoglie tutta una serie di orazioni, di preghiere raccolte dal Messale antico, raccolte dai santi, raccolte insomma tutta una serie di preghiere, di orazioni che servono al sacerdote per prepararsi alla messa, al fedele per prepararsi alla messa, al sacerdote per il ringraziamento dopo la messa e al fedele per il ringraziamento dopo la messa. Un PDF che raccoglie tutte queste preghiere, poi ci sono anche le note che vi dicono questa preghiera del Messale, questa preghiera, perché il Messale contiene delle bellissime preghiere che noi non recitiamo mai, ma delle preghiere bellissime per il prima e per il post messa. E allora ho voluto farlo ieri, che era il giorno della Divina Misericordia, ho detto diamo questo bel significato. E niente, quindi appunto l'ho fatto. Non c'è bisogno che mi mandiate l'email perché lo troverete allegato al sito, sull'omelia che verrà pubblicata sul sito Veritatemi Incaritate, lì su quel sito lì ogni giorno viene pubblicata l'omelia o la meditazione e metteremo in allegato questo PDF, così chi vuole poi se lo scarica e se lo tiene o lo invia a chi vuole, non è un problema. Dicevo, mi ha colpito questa cosa, però mi ha colpito un'altra cosa molto di più, che è questa. Vi ho parlato proprio ieri di questo articolo
del neurochirurgo e dello psichiatra, mi sembra, inglesi, e vi ho detto mentre parlavo che loro hanno fatto uno studio proprio sulla pornografia, dove hanno verificato, hanno studiato che crea una dipendenza maggiore del crack. Io devo ringraziare il Signore, perché evidentemente tutti quelli che mi ascoltano, nessuno vive il problema della purezza. Cioè, sono tutti puri come angeli. Perché nessuno, io infatti vi ho detto, e ho tradotto dall'inglese questo testo. Ebbene, nessuno, neanche una persona, mi ha scritto dicendomi: padre, sarei interessato a quel testo sulla pornografia, me lo può far avere? Nessuno. Adesso non lo mando più nessuno, perché ormai è fatta, basta. Adesso non lo invio più. Adesso uno viene e dice: no, ma io no, adesso basta, adesso non lo invio più. Nessuno. Ma dico, perché? Ma non è utile, non è interessante, non è importante per me sapere, anche scientificamente, visto che oggi la scienza è prima di tutto, non è per me anche scientificamente sapere quanto sia importante condurre una vita pura? Evidentemente le persone che mi ascoltano sono tutti San Luigi Gonzaga, che neanche sanno di cosa sto parlando. Meglio così, io sono felicissimo. Meglio così. Per me invece, che non è così, quel testo è stato molto importante, perché mi ha aiutato a capire, è per questo che l'ho tradotto, mi ha aiutato a capire quanto sia stringente il legame tra la legge di Dio e la mia umanità, quanto mi fa male trasgredire la legge di Dio. Ma sapete perché nessuno lo chiede? Cioè, tutti chiedono il coso sulla confessione, ci mancherebbe, perché fa anche moda, no? Fa anche bene, fa apparire bene, no? Ma se io vado da uno, gli dico: ma mi puoi girare la tua traduzione sul testo della pornografia che tu hai fatto? Quello che cosa pensa? Se gli chiedo il PDF della confessione, pensa che sono un santino. Ma se gli chiedo la traduzione di quel testo lì, cosa pensa? Pensa che, come mai me lo chiede? Se me lo chiede, perché è interessato. Perché è interessato? Perché probabilmente quello è il suo problema. Onde evitare che uno pensi che, allora è meglio stare zitti. Capite? Non è questa la strada, Non è questa la strada. Perché noi non abbiamo bisogno di dimostrare niente a nessuno. Gli altri pensano che io sono un pozzo di impurità? Bene, mi fa bene. Non è importante se è vero o se è falso. Quello che è importante è quello che sa Dio. Non è importante che l'altro pensa che sia vero o che sia falso, cosa interessa? L'importante è quello che sa Dio. A me invece avrebbe fatto l'effetto opposto. Mi avrebbe fatto dire: beh, che bello, qualcuno non consuma semplicemente il suo male da solo di notte al buio, ma cerca anche una luce. E la luce non è data solamente dallo sforzo ascetico. No, non è data solo da quello. La luce è data anche da tutto ciò che la conoscenza umana può dare, perché noi abbiamo una ragione, è un dono di Dio. E leggere certe riflessioni, leggere certi studi, ci aiutano a capire quanto è vero questo legame tra la santità e la pienezza della vita, e quanto è falsa, quanto è una chimera l'idea che tu puoi fare tutto quello che vuoi, tanto Dio ti perdona. Ma il tema non è Dio ti perdona, il tema è che quel male lì ti corrode dentro. Il male ti rovina, e in questo caso quel male è stato anche studiato. Non è semplicemente un atto
che uno dice, vabbè, ho sbagliato. No, quell'atto lì lascia delle conseguenze umane, cliniche, importanti, che non devi banalizzare. È difficile, eh? Sì, lo so, lo capisco. È difficile. È difficile fare questo percorso, molto difficile. Molto difficile. Perché richiede sacrificio. Eh sì, il sacrificio della propria superbia, il sacrificio della propria paura, il sacrificio della vergogna, il sacrificio del timore, il sacrificio del. Ma non esiste un amore che non sia sacrificio, non esiste un amore che non sia penitenza. Anime piene di egoismo, di amor proprio, superbe, presuntuose, perfidie, ipocrisia e tiepidezza. Questo dice Gesù. Si guarda dentro e dice, ma io con la mia vita sto rinascendo dall'alto o sto rinascendo dal basso? Da dove sto rinascendo? Io porto nella mia vita egoismo? Ho amor proprio? Ho superbia? Ho presunzione? Ho perfidia? Ho ipocrisia? Ho tiepidezza? Con quel calore tanto che basta per stare in piedi io? Terribile, terribile. La non voglia delle cose di Dio. Terribile. Il tedio delle cose di Dio, l'accidia delle cose di Dio. Non ho voglia di fare le adorazioni, non ho voglia di fare le messe, non ho voglia di fare le preghiere, non ho voglia di andare in confessionale. Ma lasciamo perdere il coronavirus, chissà dopo il coronavirus cosa sarà, no? Perché poi col coronavirus sono scoperti tutti apostoli, apostoli dell'Eucaristia, apostoli delle confessioni, quindi messe segrete, confessioni segrete, insomma, vabbè, lasciamo perdere tutte queste cose che a me personalmente dicono altro e non l'apostolo della confessione e dell'Eucaristia. Ma prima del coronavirus, per confessarsi, a me è sempre stupito sta cosa, padre mi dà un appuntamento, mi devo confessare. E io rispondevo, guarda che hai sbagliato un numero, io non sono il giudice, l'avvocato o il dottore, sono un prete. Ma io da giovane non ho mai chiesto l'appuntamento al mio sacerdote per confessarmi. Io ho avuto la grazia di confessarmi noi tutti ragazzini abbiamo avuto la grazia di confessarsi da un santo vescovo per tantissimi anni, Monsignor Anacleto Cazzaniga, già vescovo di Urbino, in pensione era, mi ha cresimato lui e ci confessava lui tutti i sabati pomeriggio. Pensate, questo vescovo, già anziano ovviamente, tutti i sabati pomeriggio questo vescovo veniva nella cappella dell'oratorio, lui si metteva lì seduto in sacrestia e stava lì tutto il pomeriggio a confessare i ragazzi. Io mi ricordo ancora il suo volto, il suo sorriso, le sue domande, le sue mani, mi ricordo il suo volto, ce l'ho stampato come se lo vedessi qui davanti a me in questo momento. Una persona bellissima. Ma io mi ho chiesto l'appuntamento a Monsignor Cazzaniga per andarmi a confessare. Mai. A parte che non sapevo neanche cos'era un vescovo a quei tempi, ma mai. Per me era solamente un nonno meraviglioso, perché ero piccolo, facevamo la terza elementare, confessavi a me in terza elementare. Tutti quelli che volevano andare, dei ragazzi, lui sapevano che lui al sabato pomeriggio confessava. Era là, un vescovo. Il vescovo. Era là che confessava. Adesso, per confessarti, ma è peggio che cercare una zebra in centro città a Milano, eh? È più facile forse incontrare una zebra. Non posso, non ci sono, sono tante cose da fare, sono via, domani prendiamo un appuntamento, non serve confessarsi sempre, non esageriamo, tanto non è nessun peccato, lasciamo perdere, andiamo oltre, ma sì, di una preghiera tutto è a posto, il Signore perdona. Questo prima del coronavirus. Adesso invece sembra che siamo tutti diventati San Leopoldo Mandic. Adesso siamo tutti zelanti delle confessioni, dell'Eucaristia. Vabbè, vedremo. Vedremo. Amore, amare, non prevede questo, capite? Prevede che tu ci sia, che tu sia lì,
che mentre tutti a giugno, a maggio sono fuori a giocare, a saltare, no? Tu, giovane sacerdote, sei lì in confessionale a fare sera. Quando tutti sono in giro a giocare a palla, tu sei lì in confessionale a confessare le anime. Funziona così, eh? Questo è il sacrificio, questa è la penitenza, questo è morire se stessi, questa è la rinuncia. Non nelle nostre idee, delle gite, delle pizzate, delle feste, delle sagre. Questo è no, questo no, ma lo sappiamo che no, eh? Lo sappiamo benissimo che no. Perché lo sentiamo dentro che le cose di Dio a un certo punto non si sa bene perché ti dà un fastidio, ti pesano. E allora cominci a screditarle. Cominci a screditarle, cominci a relativizzarle, cominci a banalizzarle e a banalizzare coloro che le vogliono vivere. E quindi abbiamo, prima del coronavirus, abbiamo queste chiese deserte che non hanno mai fatto problema a nessuno. A nessuno. A nessuno non ha mai fatto problema le chiese deserte prima del coronavirus. Padre, siamo scandalizzati da quello che lei dice in questo tempo del coronavirus, sul non andare in chiesa, sul non fare questo, non fare quell'altro. Qualcuno dice, sì, ma la chiesa ha lasciato le chiese aperte, e allora perché lei dice di non andarci? Ma scusate, è vero che la chiesa ha lasciato le chiese aperte, è vero. Ma il governo, i medici, che cosa stanno dicendo da 2 mesi a questa parte? State in casa. Ma qual è il problema? Ma cos'è tutta sta foga di andare in chiesa? Quando fino a 2 mesi fa facevi fatica ad andarci la domenica e arrivavi pure in ritardo. Ma cos'è tutta sta foga? Da dove viene fuori sta foga? Io non lo capisco. Non lo capisco. Quando fino all'anno scorso, perché tu dovevi andare in vacanza, saltavi la messa della domenica. Ma un esame di coscienza ce lo sappiamo fare, sì o no? Quando fino all'anno scorso arrivavi in ritardo la messa di Natale, arrivavi in ritardo la messa di Pasqua, neanche ti facevi il Triduo Santo. Adesso tutti diventati devoti. Io non ci credo. Scusate, sarò l'ultimo uomo credente della terra, non credente, ultimo nel senso non ultimo rimasto, ma ultimo proprio degli ultimi, quello con meno fede possibile. Va bene, cioè, se è così, spero che il Signore mi illumini e mi mostri la via giusta. Ma all'oggi io non riesco a vedere un errore in tutto questo. Non costa nulla stare in casa e dire: Signore, io ti prego da qui, anche perché il Signore è presente ovunque. Ma ti prego da qui non perché sono pigro, non perché non voglio, ma perché non posso. Perché non posso. Perché se tutti facessero il ragionamento che fai tu, vado a trovare Gesù perché solo, perché poi ci inventiamo di quelle storie che siamo dei maestri, no? Ah, padre, guardi, io c'ho la chiesa a 3 metri da casa mia, guarda, vedo dentro nella cappella del crocifisso io. E allora, padre, guardi, faccio una scappatina, 3 secondi, vado a trovare Gesù, poverino, è tanto solo, poverino Gesù, è lì da solo, è abbandonato, non c'è nessuno. E allora ci vado io, no, io che divento il consolatore di Gesù. Pensa se tutti facessimo questo ragionamento, tutti. Tutti dicessimo, povero Gesù, improvvisamente, dopo 2 mesi, povero Gesù, adesso arrivo io, la tua Veronica, a consolarti. Alla chiesa si riempie. E tu cosa sei? Più bello degli altri. Che invece ti autorizzi tu
a dire no, ma io vado di nascosto, io c'ho l'amico prete che mi apre la porta della chiesa di nascosto, io c'ho l'amico prete che celebra la messa di nascosto e io così vado dentro, faccio la mia messa, poi prendo ed esco, oppure quell'altro che mi dà le comunioni. Sì, no, va bene, ma capite, siamo tutti maestri in queste cose, no? Cioè, va bene, poi per l'amor del cielo, va bene tutto, siamo in Italia, quindi va bene, cioè ognuno fa quel che vuole e va bene. Vedremo, vedremo dopo il 4 di maggio. Vedremo cosa succederà. Poi non piangiamo, eh? L'importante è poi non piangere. L'importante è che poi non chiamiamo in causa l'Apocalisse, il castigo di Dio, tutte queste cose. No, perché questa qui è semplicemente la nostra scemenza. È semplicemente la nostra stupidità. Non disturbiamo l'Apocalisse. È la nostra stupidità. È la nostra irresponsabilità. La mancanza di sacrificio. Come ha fatto San Massimiliano Maria Kolbe a santificarsi senza poter andare in chiesa davanti al tabernacolo? Come ha fatto? Come faceva Santa Teresina, che poteva fare la comunione una volta ogni tot? Come ha fatto? O Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, tantissimi altri santi, come hanno fatto? Come hanno fatto i martiri che sono stati magari incarcerati? Come fanno i martiri della Cina, che vengono incarcerati per 30 anni senza poter fare più la comunione, come hanno fatto? Noi dopo 2 mesi siamo già qui che frigniamo. Ma vedremo quando si tornerà in chiesa. Vedremo, vedremo, ve lo dirò, vedremo. Dovremmo essere tutti di una santità pazzesca, una roba incredibile. Entreranno in chiesa stelle e comete, non persone che ardono di amore per il Signore. Vedremo poi in chiesa quale sarà il nostro comportamento. Voi pensate che tutti avranno la mascherina? Voi pensate che tutti terranno le distanze di sicurezza? Ma io già le vedo queste scene, già le vedo. Le vedo, ce le ho davanti agli occhi, già le immagino come sarà. Che circo ci troveremo davanti. E poi vedremo che si metterà lì a ordinare. Io no di sicuro, personalmente io no di sicuro. Ma non perché non posso, no no, perché non voglio, è diverso, non voglio. Abbiamo tanto desiderato l'Eucaristia, abbiamo tanto desiderato le messe, bene, adesso vedremo dal nostro comportamento quanto questo desiderio era vero, lo vedremo, tra poco lo vedremo. Vedremo quanto questo nostro desiderio è davvero, vedremo quanto saremo rigorosi, vedremo quanto saremo precisi, vedremo quanto sapremo tenere le distanze di sicurezza, vedremo quanto sapremo stare al nostro posto, vedremo come andremo in processione a fare la comunione. Vedremo. Prima del coronavirus sembrava all'arrembaggio. No, si salvi chi può. Adesso vedremo se diventeremo tutti ordinari. Angeli. Saremo angeli che andranno in processione a fare la comunione. Vedremo. Sarà solo da vedere. Cioè, capite, il tema è riflettere sulla nostra, la nostra capacità di essere precisi e responsabili. Questo è il tema, sapete, non è un altro. Il tema è questo: riflettere sulla nostra capacità di essere responsabili e precisi. Se non lo siamo stati 2 mesi fa, lo siamo diventati improvvisamente adesso? Secondo me no. Io non credo. E questo si capisce da come uno vive oggi, da come uno vive oggi questa fatica, da come uno l'ha vissuta, da come uno ha obbedito, da come uno si è adeguato, da come uno ha usato la sua intelligenza per dire sì, la chiesa è aperta, ma capisci che se ci vado io ci possono andare, ci andiamo tutti allora? E non c'è nessuno come fuori dai supermercati che dici tu sì, tu no, tu a distanza, tu qui, tu là. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno come fuori dalle farmacie, non c'è nessuno, non c'è. Chi è che poi si trova in chiesa che ti viene a dire no, tu mettiti a destra, tu mettiti a sinistra, guarda che tu non sei troppo vicino, guarda che non hai sulla mascherina. E allora stai a casa. Fin tanto che non si normano le cose, ma stai lì tranquillo. Ma prega il Signore dalla tua camera, prega il Signore dalla tua casa. Aspetta, dai tempo al tempo, che le cose poi vanno a posto. No, niente. Io e ancora io sono tutte forme egoiche, sono tutte forme di narcisismo, di affermazione di sé.
io sono più intelligente, io capisco meglio, no ma io sono più furbo, no ma io so come si fa, no ma io, no ma io. E questo certamente non si sposa, voi lo capite bene, no? Questo non si sposa assolutamente con l'amore e con il sacrificio. Tutte le grazie che riverso su di loro ogni giorno scivolano via come una roccia, sopra una roccia. È una grazia, questo tempo di deserto è una grazia. L'abbiamo usato bene? Non lo so. Questo tempo di deserto, questi due mesi di astensione, di lontananza, di rinuncia, di sacrificio, è una grazia. Come l'abbiamo vissuta? Ma io voglio le grazie che voglio io. Ma io faccio i digiuni che voglio io. Ma io faccio le penitenze che voglio io. Certo. Certo. Perfetto. Proprio vuol dire aver capito tutto della vita spirituale. Non sono né buoni né cattivi, per questo ho fatto sorgere i conventi, perché venisse santificato il mondo per mezzo di loro. E noi aggiungiamo, per questo Gesù ha pensato ai discepoli e ai cristiani, no? Perché attraverso, siamo il sale della terra, perché attraverso i cristiani venisse santificato il mondo. Ecco, noi siamo un esempio, noi santifichiamo il mondo con la nostra presenza. Da essi deve scaturire una potente fiamma di amore e di sacrificio. Il Signore li tiene sempre insieme, notate. Infiammarsi del primitivo amore, bella questa espressione di Gesù. Infiammarsi è un'espressione che ci rimanda subito all'Apocalisse, ma non l'Apocalisse come ne teniamo noi, all'Apocalisse, proprio al libro dell'Apocalisse. Non mi ricordo più a quale delle sette chiese viene detto questo, siamo al capitolo 3 dell'Apocalisse, ma c'è proprio un'espressione in un messaggio delle sette chiese dove il Signore dice: ritorna al tuo primitivo amore. Bella questa espressione, ritorna al tuo primitivo all'amore di un tempo. Ecco, bella questa espressione, cioè tutti noi abbiamo avuto un tempo dove abbiamo amato tanto Dio, poi magari le cose sono un po' allentate. Ecco, dobbiamo ritornare a quell'amore iniziale, dobbiamo ritornare a quella conoscenza iniziale, a quell'intimità iniziale, prima che qualcosa andasse a mettersi in mezzo, prima che qualcosa ostacolasse quell'amore iniziale. Ecco, se le loro colpe sono più gravi di quelle del mondo e senza penitenza e senza riparazione. Guardate che alle volte è vero, le nostre colpe sono più gravi di quelle del mondo e non c'è riparazione. La riparazione e la penitenza l'abbiamo detto ieri sulla confessione, capite? Che senso ha andarsi a confessare se poi non riparo? Nessuno. Che senso ha andarmi a confessare se poi dopo non faccio penitenza? Nessuno. Nessun senso. E alle volte sono più gravi. Sì, sono più gravi non solo oggettivamente, perché alle volte veramente sono molto gravi. Sono molto gravi. Un uomo che tradisce la propria moglie per andare con una prostituta è una cosa gravissima. Ma non solamente perché ha fatto un atto di adulterio, di tradimento, non solo per questo, ma perché questo poi mette a rischio la salute di tutta la sua famiglia. C'è una roba di una gravità incredibile. No, tanto dopo mi vado a confessare, tanto Dio è buono, mi perdona. Senza penitenza e senza riparazione. Bisogna fare penitenza, bisogna fare riparazione delle nostre colpe. Cuore che mi ha ricevuto la mattina a mezzogiorno a vampi di odio contro di me sotto le forme più svariate. Certo, Gesù qui è ottimista, è ottimista. Noi facciamo comunione al mattino alle 8:15, noi siamo già contro Dio. In che modo? Con la nostra lingua. Mormorazioni, calunnie, critiche, spettegolezzi. Noi riceviamo il miocardio, il cuore di Cristo nell'Eucaristia, e quando usciamo 10 minuti dopo siamo già lì a spettegolare contro il prete, siamo a spettegolare contro l'altizio Caio Sempronio, o magari lo facciamo addirittura in chiesa, abbiamo ancora in bocca il sapore dell'Eucaristia e noi siamo già lì. Oppure fantastica questa, già ve lo dissi, no? Già questa bellissima altra moda, perché fa comunità, mi hanno risposto, mi hanno scritto dicendomi: padre, ma questo fa comunità? Io dico sì, la comunità con la K, fa comunità, questo fa comunità. Che cosa fa comunità? Che cosa fanno? C'è questa bella moda, no? Questi fanno la messa, soprattutto la domenica, questo è proprio veramente la quadratura del cerchio, no?
fanno la messa, finita la messa, tempo di togliersi i paramenti, poi esce e chiama i soliti 3 o 4 meravigliosi. Andiamo al bar a fare colazione oppure l'aperitivo di domenica. Fantastico, terzo comandamento completamente flaggato in un picosecondo, no? Ale, via, andato. E dopo aver fatto la comunione, cioè ho ancora il sapore della particola in bocca, c'ho ancora il sapore, si sente, no, il sapore della particola, perché l'accidence del gusto rimane, c'ho ancora il sapore e mi vado a scolar giù il cappuccio con la brioche. Fantastico. Calcolate che l'accidente del pane permane dentro nel mio stomaco circa più o meno dai 20 ai 30 minuti, circa. Finché l'accidente del pane rimane intatto, c'è Gesù. Ok? C'è Gesù. Io metto Gesù col caffè latte e la brioche. No, ma ragioniamo sulle cose. Ragioniamo sulle cose. Con l'aperitivo, il San Bitter con le patatine e le noccioline. Poi io dico Gesù ti amo. Per favore, guardate, ma cerchiamo di essere un po' onesti, ma santa pazienza. Cerchiamo di avere un po' le idee che siano logiche. Facciamo un atto di logica, un atto conseguenziale. No, proprio A, B, C, come si fa ai bambini dell'asilo. Cioè che ti fa capire che non sta, non c'è bisogno di Gesù che appare a non so quale santa, quale mistica, che gli dica guarda dopo la comunione fai un'ora di ringraziamento e poi quello piange, dice no, 3/4 d'ora, no, mezz'ora, Sant'Alfonso, no, e alla fine dice vi prego almeno 1/4 d'ora. Non c'è bisogno di Gesù che appare al santo, alla mistica di turno. C'è bisogno che usi il mio cervello, la mia testa, la quale mi dice, ma scusa, hai appena ricevuto il Signore, ce l'hai ancora lì dentro di te, senti ancora il sapore dell'ostia in bocca e tu sei già lì con la patatina e la nocciolina in bocca, il semi San Bitter. Ma che senso ha? Tu sei già lì che stai pensando alla salamella? Sei già lì con la brioche addentata? Ma io devo andare al lavoro. Vabbè, fai un po' di penitenza, te la fai dopo la colazione, la vai andare a fare alla macchinetta. Se sei così essenziale per la tua vita fare la colazione, te la farai in un altro momento. Ti porti una meravigliosa banana da casa e ti mangerai la banana invece del cappuccio con la brioche. Non è mai morto nessuno. Non è mai morto nessuno, Non è successo niente a nessuno. Ti porti la tua mela, stile America, e te mangi la tua mela con su scritto Dez America. Fantastico, no? Basta. Cioè, come se avessimo delle necessità improrogabili. Ma se dovessimo andare in guerra? Ma se dovesse venire la vera carestia, cosa facciamo? No, mi viene il mal di testa. Ma che mal di testa d'Egitto? Ma tirati insieme, per favore. Ma cerchiamo di essere un pochino con quella roba in testa. Smettiamolo di fare i frignoni. Ma le nostre nonne hanno messo al mondo 12 figli e non sapevano neanche, poverine, dove erano, tanto erano massacrati di cosa. Noi ci abbiamo un tubo da fare e mi viene il mal di testa, se, per piacere. Dobbiamo aver vergogna anche a dirle queste cose. Persino la vergogna ci dovrebbe venire. Stare zitti e far finta di niente, andare via con la coda tra le gambe. Hai ricevuto il corpo di Cristo, sii cosciente di questa cosa. Nessuno ti obbliga, e più importante il cappuccio con la brioche, non fare la comunione. Basta. Ma il corpo di Cristo non puoi innaffiarlo con cappuccio e brioche. Non sta. E no, ma io c'ho i tempi, io c'ho l'orologio che gira. Bene, non fare la comunione. Basta. Se è più importante quello, nella vita, e i nostri nonni ci dicono, nella vita non si può avere tutto. La botte piena da una ubriaca non si può avere. Non è possibile. Devi scegliere. Bisogna imparare a scegliere. Non si può far stare tutto insieme. Non è possibile. Non è possibile. Bisogna scegliere. Andiamo alla fine di questo testo dove Gesù dice: non piange perché c'è un gran numero di anime che mi ama. Ma questo è lo stile di Gesù, no? Quando uno ama veramente, l'attenzione la va a porre su ciò che non va.
Noi facciamo il contrario, no? Noi diciamo, però vedi, alla mamma noi diciamo, però vedi, tu mi sgridi sempre, però vedi, ecco, io per una volta che sbaglio, intanto pittiamo i piedi per terra, no? C'è in giù un moccolino con la lacrima, no? Ecco, per una volta che sbaglio e tutte le altre 99 che faccio giuste, tu vai lì a proprio guardare quella volta di che ho sbagliato, ecco, non è giusto. Senti, tirati insieme, ma non riesci a capire se non vado lì, proprio su quell'unica volta lì, tu non capisci bene quanto è importante essere diversi, non lo capisci? Che questa non è la sagra del chi è più bravo, questa è una scuola di educazione, essere in famiglia, se hai sbagliato te lo dico, non è che ti amo di meno, no, semplicemente ti rimprovero e pongo l'attenzione su quel frammento e Gesù dice, ma il mio cuore desidera essere amato da tutti e poiché il mio amore è grande, per questo li minaccio, li punisco. Questa è la misericordia, questa è la misericordia, parola del Signore che troviamo in questo testo. La misericordia è, io li amo in modo immenso e in nome di questo amore li minaccio, li punisco. Questa si chiama divina misericordia. Questo si chiama amore. Ce l'hanno sempre dato i nostri genitori. Funziona così, eh? Non è che Gesù ha inventato qualcosa di nuovo. Funziona così. Gesù ripete quello che noi... il latte con il quale noi siamo cresciuti. Funziona così. Siccome ti amo e ti amo tanto, ti minaccio e ti punisco. Questo è l'amore. È in nome dell'amore che ti minaccio e ti punisco. Perché se non è in nome dell'amore, quelle minacce, quelle punizioni non servono a niente. È solo la pressione che serve, solo la pressione che viene dall'amore che può servire a istruire la minaccia e la punizione. Che ci deve essere se amo veramente. Perché? Perché se io sono amato profondamente dalla mia mamma, dal mio papà, per esempio, e vengo castigato, vengo punito, vengo minacciato, che cosa io imparo fin da bambino? Imparo che quell'amore lì, il loro amore, è una cosa seria. E di fronte a questo amore io devo essere responsabile. Devo prendere delle posizioni. Se prenderò le posizioni giuste, sarò sempre più avvolto e sempre più corrispondente a questo amore. Se prenderò le posizioni sbagliate, la forza di questo amore è tale che è capace anche di punirmi. È in nome dell'amore. Come vedete, abbiamo tutti tanto bisogno di limare bene il nostro amore. Abbiamo tutti bisogno di costantemente rivisitare questo amore. Questo testo di Santa Faustina effettivamente ci aiuta molto, ci aiuta molto. Non entrare nella solita storia della paura, solita storia, ma allora chi si salva, ma allora cosa sarà, ma allora è disumano, ma no, guardate, stiamo lontani da questi discorsi veramente banali, sono discorsi banali proprio e fuorvianti. Stiamo nella res della questione. L'amore è amore, l'amore ci ama, l'amore ci vuole salvare, però io devo corrispondere. E siccome l'amore non si sente corrisposto, come diceva, come piangendo gridava Santa Maria, Santa Maddalena de Pazzi, questo amore allora ci dice: io ti castigo, io ti minaccio, io ti punisco, esattamente come la nostra mamma e il nostro papà hanno sempre fatto, esattamente come le persone che ci amano, che quasi un po' ci ricattano, no? Ma anche questo è amore, ci ricattano, minaccia e ricatto è molto simile in questo caso, no? Guarda che se fai questa cosa non mi vedi più, guarda che se fai questa cosa non ti parlo più, guarda che se fai questa cosa non ti faccio più entrare in casa, guarda che se fai questa cosa è una minaccia, è un ricatto. Ah, ma è sbagliata. Ma non è sbagliata,
perché è sbagliata. Oh, l'amore ti chiede che tu risponda, punto. Ti chiede di essere responsabile. Non puoi fare quello che vuoi. Cioè, non è possibile. Il io non servo, quel grido lì, è solo del demonio, eh. È solo suo. Attenzione a non ripeterlo nella nostra vita, Quindi, cioè, devi fare le tue scelte, devi essere responsabile. Se tu sei amato, devi corrispondere. Diversamente, va bene, ti assumi le tue responsabilità. Va bene, allora, oggi Don Tomaselli non siamo riusciti a vederlo, ma abbiamo visto Santa Faustina Kowalska. Ecco, allora vi auguro di vivere bene questa giornata. Se scaricherete il PDF sulla Santa Messa, avrete tempo in questi giorni di poterlo leggere, poter organizzare la vostra preghiera quando voi tornerete poi ad andare alla messa, così da prepararvi bene. Uno dice: ma devo dire tutte? No, non è che sono da dire tutte, se ne sono alcune, poi uno le sceglie, cioè, mi sento più interpretato da quelle di San Tommaso piuttosto che di San Bonaventura, sono tante, uno sceglie quella che preferisce, quella che sente più nel suo cuore e la potrà usare per prepararsi, per fare ringraziamento. Ovviamente questo richiederà tempo, Ovviamente questo richiede tempo. Allora dobbiamo organizzarci, bisogna svegliarsi prima, bisogna arrivare prima alla chiesa e poi, finita la messa, bisogna fermarsi un attimo a fare un bel ringraziamento per l'Eucaristia ricevuta. Ecco, speriamo che possa essere per molti di voi un aiuto ad amare sempre di più Gesù. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.